Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Bene, dopo il video della scorsa volta sui 5 consigli per l'allenamento nel periodo di massa, oggi invece parliamo di 5 consigli per la dieta nel periodo di massa. Quindi cominciamo subito. Prima di tutto, il periodo di massa, secondo me, come ho scritto anche in Filetto e in Rip and Shredded, è la vera fase del bodybuilding, inteso in senso lato, ovvero il suo significato letterale di costruzione muscolare, ovvero bodybuilding. In definizione, in cutting o in preparazione a una gara, infatti, il nostro obiettivo è solo quello di preservare più massa magra possibile e ottimizzare poi la nostra composizione corporea, ovvero più filetto e meno grasso. Per questo motivo, il periodo di massa, secondo me, è quello decisamente più importante per un atleta o un appassionato, il periodo nel quale si costruiscono effettivamente i muscoli, si ottimizza la nostra capacità metabolica per affrontare poi tutte le altre fasi, in maniera ottimale. E diciamo in discesa piuttosto che in Bene, salita. partiamo subito con il consiglio numero uno, ovvero come ho già detto in altre occasioni, non continuate a credere alle favole, non è possibile prendere due piccioni con una fava, ovvero in condizioni normali non è possibile aumentare la massa muscolare e allo stesso tempo perdere grasso, non credete a chi vi dice questo. Se l'obiettivo è quello di aumentare la massa muscolare, la prima cosa da fare è quella di seguire una dieta, infatti in surplus calorico, quindi mangiare un po' di più. E per forza di cose, se siete natural, dovete mettere in conto anche di aumentare la vostra percentuale di grasso corporeo. Questo, se volete, è un effetto collaterale che può essere limitato o se volete controllato se aumentiamo gradualmente il nostro introito calorico nel tempo, non rapidamente. Quindi dopo un periodo di definizione, in una fase di rieducazione alimentare. Quindi non torniamo ad inserire subito i macros di mantenimento o andiamo subito in surplus, ma cominciamo con un periodo medio-lungo di reverse diet per ottimizzare la nostra capacità metabolica nel tempo. Quindi consiglio numero dos, che è legato se volete al concetto di prima, ovvero nel periodo di massa il lavoro è svolto in palestra, cercando di abituarsi di mese in mese ad allenarsi con sovraccarichi maggiori secondo il principio del sovraccarico progressivo. Ma anche e soprattutto, come ho ripetuto più volte a tavola, al fine appunto di ottimizzare la nostra capacità metabolica per migliorare una risposta anabolica e ipertrofica. Come spiegato infatti nel mio altro ebook gratuito, Rip and Shredded, sembra assurdo, ma effettivamente il vero punto di partenza per un programma efficace, un programma di dimagrimento e di ricomposizione corporea, è senza alcun dubbio il periodo di massa o di costruzione muscolare. In altre parole, come ho anche spiegato, anche portando degli esempi, non ha senso intraprendere un periodo di dieta in deficit calorico se la nostra capacità metabolica non è stata ottimizzata nel corso dell'off-season o del periodo di costruzione muscolare. Se il vostro metabolismo è già, in panne o in stallo, non ha senso veramente cominciare la definizione. Occorre invece dedicare, del tempo prezioso, un periodo medio-lungo, ad allenare appunto la vostra capacità metabolica. Quindi tradotto, in poche parole, evitate le diete yo-yo, brevi periodi di massa intervallati dai periodi di definizione e così via, sempre comunque dettate dalla ricerca di quell'obiettivo che dicevo prima che è impossibile, ovvero aumentare la massa muscolare e perdere grasso allo stesso tempo. Non sta scritto infatti da nessuna parte che bisogna in tutti i modi fare massa da settembre ad aprile e definizione da maggio ad agosto, soprattutto se poi venite da periodi lunghi di diete yo-yo e stalli metabolici o comunque avete bisogno di una rieducazione alimentare, consiglio di prendere tutto il tempo necessario e lavorare sulla vostra capacità metabolica con una reverse diet strutturata sulle vostre caratteristiche. E se ci pensate, anche piccoli ed impercettibili cambiamenti protratti nel tempo, sul lungo termine, possono fare una grande differenza. Quindi, in una reverse diet, anche un piccolo aumento di 50 grammi di carboidrati a settimana può portare effettivamente a capacità metabolica di un altro livello nel giro di 12 mesi. Quindi, non abbiate paura di tornare in definizione. Se seguite il primo consiglio ed aumentate gradualmente il vostro introito calorico nel tempo, non correrete mai il rischio di accumulare troppo grasso troppo in fretta. Consiglio numero 3, al quale tengo in modo particolare perché credo che sia veramente fondamentale, ovvero cercate di trovare un equilibrio psicologico e sereno nell'approccio con l'alimentazione. Quindi non diventate maniacali con il calcolo dei macronutrienti e delle calorie in questo periodo. Se
se un giorno poi deciderete di prepararvi per una gara, farete sempre in tempo a farlo, quindi perché massacrarvi mentalmente prima del tempo? Ora, concentratevi sugli allenamenti, sulle vostre progressioni e a mangiare per crescere. Quindi non ha senso in questa fase cambiare una dieta ogni 4 settimane, si deve sempre comunque ragionare sul lungo termine. Fate una cosa, selezionate gli alimenti, gli ingredienti che vi piacciono di più, quelli che vi danno meno problemi a livello digestivo, stilate una lista dei vostri pasti con un calcolo veloce dei macronutrienti giornalieri o settimanali e andate avanti sereni con il vostro piano alimentare fino al prossimo giro di boa. Come dicevo prima, non c'è bisogno di cambiare la dieta ogni 4 settimane. Se state seguendo una reverse diet, aggiungere qualcosa tipo 50 grammi di carboidrati a settimana al vostro piano non dovrebbe veramente farvi andare fuori di testa o in panico con i calcoli e soprattutto non dovrebbe esserci bisogno di girare con la calcolatrice o con MyFitnessPal alla mano ogni santo giorno. Quindi in modo molto semplicistico e senza tener conto delle differenze individuali, la distribuzione dei macros giornaliera potrebbe essere la seguente. Dico sempre circa 1,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, 2 grammi se si parla di massa magra, 50-70 grammi di grassi e tutto il resto invece carboidrati. Il carb cycling, l'abbassamento dei carboidrati nei giorni di riposo rispetto a quelli di allenamento si può fare, certo si può fare, ma sinceramente non è necessario. Va provato, ovviamente adattato alle proprie caratteristiche e ancora una volta quello che fa veramente la differenza è ciò che facciamo sul lungo termine e quindi non quello che facciamo il giorno di allenamento, il giorno di riposo, quello che mangiamo in quel giorno, in quel momento in particolare o in appunto acuto, come si dice in letteratura. Quindi legato al punto di prima, seguite un approccio flessibile alla dieta che sia dunque sostenibile nel tempo e sul lungo termine. Qualora decideste un giorno di prepararvi per una gara, sarete costretti allora a limitare la vostra flessibilità alimentare, a selezionare magari solo alcune pietanze, alcuni ingredienti, alcune quantità, ma in questa fase cercate di variare il più possibile. Non esistono, come ho detto più volte anche nei miei ebooks gratuiti, alimenti magici da bodybuilder che permettono di aumentare massa muscolare e invece alimenti da bannare. Tutto è concesso ovviamente con moderazione e concedendosi anche ogni tanto appunto qualche peccato di gola per non cadere in rigidi e assurdi schemi mentali che non portano a niente se non a fenomeni di disordine alimentare più o meno gravi. Quindi stesso discorso poi anche va fatto per il discorso della frequenza dei pasti durante la giornata, quindi non è necessario mangiare ogni 3 ore, non si stimola il metabolismo facendo piccoli pasti ogni piccoli intervalli di tempo, brevi lassi di tempo. Distribuite i vostri 4-5 pasti giornalieri in base ai vostri altri impegni quotidiani, non dovete mangiare sotto stress o con l'imbuto. Sperimentate poi anche con il digiuno intermittente e con altri protocolli di semidigiuno nel corso di questa fase, ne abbiamo parlato anche in altri video. E cercate appunto sempre di entrare nell'ottica di massimizzare la vostra capacità metabolica nel tempo e quindi importante in questa fase è decisamente tenere il vostro organismo sempre un po' affamato piuttosto che sazio. Solo così infatti si può realizzare un incremento progressivo dell'introito calorico senza cadere in periodi medio-lunghi di stallo dove in alcuni casi con alcuni atleti bisogna tornare indietro, fare un periodo di mantenimento o addirittura un periodo in cui si torna a un deficit calorico per poi ripartire con la scalata. Siamo dunque arrivati al punto numero 5, ovvero il discorso del cheat meal o del pasto libero. Non sono mai stato sinceramente un gran fan del pasto libero per il semplice motivo che molto spesso il 99% delle persone arriva a mangiare decisamente di più del necessario delle quote di macro stabilite a livello giornaliero o settimanale in quel giorno. Quindi non diventa più, se volete, un cheat meal, quindi un pasto libero, ma in realtà un cheat day o addirittura un cheat week. Quindi non è che quello che si mangia in quel pasto sinceramente non conta. Quelle calorie vanno ad accumularsi a quelle del resto della settimana e quindi se si esagera si passa di nuovo in surplus calorico molto più alto rispetto a quello previsto dal vostro periodo di massa e così diventa quasi impossibile perdere peso, migliorare la vostra capacità metabolica e migliorare la vostra composizione corporea sul lungo termine. Credo che la dieta poi non debba essere intesa come una prigione ma uno stile di vita alimentare. Non ci dovrebbe essere bisogno del cosiddetto pasto libero per evadere dalla prigionia di un regime alimentare rigido e militare. Continuo quindi dunque sempre a suggerire, come dicevo anche nel punto precedente, un approccio flessibile e sostenibile alla dieta,
più equilibrato e orientato sul lungo termine. Se avete qualche voglia, toglietevela senza problema anche durante la settimana, ma imparate a controllarvi e a non cadere in abbuffate. Dieta e allenamento infatti vanno veramente di pari passo. Se la vostra dieta non è in riga e passate continuamente di mese in mese a fasi di dieta yo-yo, sarà veramente difficile riuscire ad ottenere i risultati desiderati in palestra e in termini di composizione corporea. Quindi non siate troppo rigidi con voi stessi, soprattutto in questo periodo, non serve proprio a nulla. Trovate invece, come dicevo prima, un equilibrio psicofisico e fate il vostro percorso divertendovi ed in piena serenità, senza diventare assolutamente ossessivi anche con i calcoli dei macros. Accorgerete infatti che i risultati migliori arriveranno quando lascerete perdere il bilancino, le voci che sentite in palestra e vi concentrerete 100%, ma veramente 100%, sui vostri obiettivi. Bene ragazzi, con oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che questi 5 consigli per la dieta nel periodo di massa vi possano tornare utili. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, commentate qui sul canale di YouTube e sul gruppo di Facebook e fatemi sapere anche quali altre tematiche magari affrontare nei prossimi video, anche in collaborazione con Enrico, Bea e gli altri ragazzi dell'Aero Manager Army. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanti più amici possibili e ci vediamo alla prossima. Boom!